Anche quest'anno si accendono i riflettori della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, principale appuntamento con l'informazione sulla malattia promosso dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla con la sua fondazione, da oggi al 6 giugno. Il momento clou della settimana sarà domani, giornata mondiale, che si celebra in 70 paesi del mondo. Vivere con la sclerosi multipla può essere difficile, perché ogni giorno arrivano nuove sfide che chiedono nuove soluzioni, dichiara la presidente di AIS Mabiella. E noi siamo vicini alle persone per affrontarle insieme, ma l'importante è che la cittadinanza sia informata. La sclerosi multipla è la prima causa di disabilità nei giovani dopo i traumi e colpisce una persona ogni 3 ore. Viene per lo più diagnosticata tra i 20 e i 40 anni. Nella provincia di Biella le persone con la sclerosi multipla sono circa 348. Dunque l'obiettivo di questa giornata mondiale è contribuire a creare conoscenza, consapevolezza su questa malattia. La giornata mondiale sarà anche un spettacolo di luci. I principali monumenti italiani saranno illuminati di rosso. E anche nella nostra provincia saranno illuminati di rosso la caserma dei Carabinieri di Biella, il ricetto del Comune di Candelo, il monumento ai caduti in Piazza Angiono del Comune di Cossato. Nella nostra città, dal 30 maggio al 6 giugno, saranno poi esposte nell'ospedale degli infermi di Biella alcune immagini di una mostra e il 30 e il 31 ci sarà una postazione presidiata con i volontari che potranno dare informazioni su questa malattia. Un altro punto informativo verrà organizzato a Biella, in piazza Giovanni Bosco, nella serata di giovedì 1 giugno, dalle 19 alle 23, dal gruppo Young della sezione di Biella.